Oggi si doveva partire, ma troppo vento. Però sta calando e le previsioni danno buono per domani. Quindi, visto che le tanute di Capraia ci stanno aspettando, la barca è alla via. Capraia arriviamo, domani si leva l'ormeggio. Sempre le statezze in mano sto ragazzo, non si dà pace. Insomma, ce l'abbiamo fatta, eh? Anche oggi l'intento c'è, però non possiamo ritardare ancora la partenza, stiamo andando in Capraia perché il nostro intento è quello di andare a trovare le tanute. Ora ci aspettano un paio d'ore di navigazione e ci riaggiorniamo più tardi. Siamo sempre in viaggio, ma siamo a buon punto. Si è trovato un po' di mare, un po' di vento. Io sono mezzo di strizzo, però la navigazione è sempre bella. Lo scenario è fantastico, come potete vedere. La Capraia dista circa 5 miglia, tra poco dovremmo essere arrivati. Ci aggiorniamo domani per la battuta di pesca. Ben trovati amici pescatori, siamo sull'isola di Capraia, una cornice meravigliosa come sempre, ogni volta che veniamo qua è sempre un'emozione. Qualcuno dice che qualche pesce c'è, ora noi andiamo, l'esca è pronta, useremo totano e sardina e andiamo a vedere se troviamo qualche buon pesce. Di oggi del nostro Sparide, come potete vedere, è il calamaro rigorosamente di Capraia che abbiamo pescato ieri sera. Siamo venuti nello stesso weekend della Sagra del Totano e avete visto molte barche, difatti tanti non sono riusciti a trovare posto e hanno ormeggiato in rada tra Mortola e altri posti. Il weekend è bellissimo, difatti questo grande afflusso di persone è anche dovuto al bel tempo. Tornando all'esca, ora andrò a pulire e sfilettare a striscioline il calamaro, lo batterò un po' prima con un batticarne semplicissimo per accentuare le proprietà organolettiche dell'animale in modo da sprigionare come un piccolo succo di calamaro che sarà molto più attrattivo. E poi la nostra sardina che andremo a usare o a filetti o a tocchettini alla mata, dipende anche da che tipo di pesce troveremo. Io intanto preparo un po' di esca.
Guarda belle, ci viene sconcia la minestra questi due, eh? Va là. L'accorgimento è stato semplice. Ci siamo alzati dal fondo con una prolunga. Ho fatto una prolunga di un paio di metri, nemmeno tanto lunga. E anche se comunque è un piccolo esemplare, però il seme si è visto, si sono trovate, perché sul fondo eravamo lì con bolagi, e, insomma, pescettini piccoli. C'era una marcatura un po' più alta, uno strato che ci sono sembrati tanuti. Quindi abbiamo fatto una prova, abbiamo messo 2 metri di prolunga, abbiamo alleggerito il piombo, un'altra cosa fondamentale, ci siamo messi molto leggeri e questo è il risultato. Ora dovremmo averle trovate, quindi cerchiamo di vedere se si riesce a prendere qualche esemplare d'Italia, perché stasera il nostro amico cameraman mi ha detto voglio una tanuta al forno con un buon vinellino bianco di Caprai. I nostri amici ce l'hanno già procurato, ora tocca a noi procurare il pesce. Molto probabilmente abbiamo trovato una palletta di tanute, quindi ci stiamo fermando un attimo perché vogliamo riprovare, siamo in scarroccio e che le stiamo cercando. Guarda la bellezza, guarda la bellezza di questo pesce. Aveva fame? Ne ha mangiati 2. 2 ami ha mangiato. È un pesce molto grande, perché come avete visto per ora quelli d'Italia non li abbiamo ancora trovati. Però ci stiamo divertendo tantissimo, stiamo prendendo tanti di questi pescettini qua, sperando comunque, stiamo ancora nutrendo la speranza di trovare
un pesce un po' più bello da, da portare a casa. Questo dovrebbe essere un pescettino con la coda, come si dice noi. Con la coda, come si dice noi. Comunque già con lei, insomma, abbiamo visto un qualcosa di più carino. Se non è divertente questa canna, non è che ve le raccontiamo e basta, ve le facciamo anche vedere. Leggera, 3,80 m con il teleregolo. Guarda se si sono trovate le tanute. Eccolo! Sono divertenti, sono veramente, veramente divertenti. Siccome la tanuta è uno sparide che ama follemente l'acqua ghiaccia, fredda, così si dice ghiaccia, e molto ossigenata, quindi da iniziarle a cercare sui 40 metri siamo rifiniti a 58-60 metri di fondo. Qui abbiamo trovato quelle un po' più carine. Guardate la Galactic! Guardate la Galactic! Ragazzi, è una canna che ti fa divertire veramente tanto. Ti fa divertire veramente tanto. Poi il Black Hawk viene su che è una bellezza, eh! Questa potrebbe essere una bella tanuta. Forse la tanuta più carina da quando stiamo pescando l'abbiamo incocciata mentre sta arrivando la nave con tutti i passeggeri che vengono portati in Capraia oggi, con questa giornata meravigliosa. Meravigliosa. Comunque le tanute sono veramente divertenti, sono dei pesci che ti fanno divertire molto. Bisogna stare attenti alla dentatura che è molto tagliente, con dei denti molto fini e taglienti che mettono a rischio il terminale. Sì. Noi siamo venuti per queste. Certo, se ne prendono anche di più grosse siamo più che contenti, però comunque questa è già una taglia da mettere in padella, come si dice noi, eh? Notare, siamo arrivati terzi alla gara della sagra del Totano, sul podio, terzi classificati, con 10 calamari. Dentro si sono trovati. Si fa a lei? Si dà la via. Vai!
calamaro rigorosamente di Capraia. Cioè, magari loro sono abituate, vogliono la roba di casa sua e noi gli si dà la roba di casa sua. Vai con Dios. Galactic 3,80 m, divertimento allo stato puro. Black Hawk 7,500 e viene su che è una bellezza. Ti senti sta cannina, ma guardala. Questa anche ai paraghi deve essere divertimento, va là. Dai, si è trovato delle belle tanutelle, Mangiano alte, vedi? Guarda, anche con la prolunga lo mangiano sull'amo più grosso, sull'amo più alto, scusa. Via, questa è piccina, dai, si rilascia. Veniamo su un po' più piano perché, come già detto in precedenza, stiamo pescando abbastanza fine, quindi senza rinforzo, e perché le abbiamo trovate un po' furbe stamani, diciamo. Quindi stiamo pescando a dritto con uno 0,22,5 dello zaio, fluorocarbon pure al 100% in cunia, un prodotto che nel rapporto prezzo qualità ha veramente pochi rivali. L'operatore Enrico che secondo me mi riprende, ma mi rode a manetta, io mi sto divertendo da morire e lui è lì con la telecamera a mano che patisce il caldo in una maniera impressionante. C'ha la riga lì dietro del collo è viola, sembra una medusa. No Enrico, ma non mi sto divertendo, tranquillo. Stai lì e fai il tuo dovere. L'avrò già detto diverse volte, ma la Galactic è veramente una guardia di un divertente. Senti il pesce anche sul fusto. Senti il pesce anche sul fusto. Dei pescetti, non sono di taglia grossissima, però ci stiamo divertendo, stiamo pescando fine, le abbiamo cercate. La giornata è cambiata perché stamani siamo usciti un po', c'era un po' di mare lungo piccolino, un 50-60 cm d'onda, 70 cm, niente di che, però ha fatto un bel vento di grecale ieri, quindi gli era rimasto ancora un po' di mare e ora abbonacciato, la sagra è in piena, in terra ci saranno 3.000-3.500 persone. Noi siamo qua che ci divertiamo, testiamo le attrezzature Colmic, che mi sembra stiano facendo il loro dovere in maniera unica, direi. Thank you.
due, li vedo da qui. Questi sono due, eh? Coppiola! Via, una si sacrifica e l'altra si rilascia, dai. Questa si tiene, si pappa. Allora, la cosa bella di questa canna è anche questa. Anche quelle persone che sono abituate a pescare con canne intorno ai 3 metri possono acquistare questa canna e usarla in diverse situazioni di pesca per diversi usi, perché con una canna praticamente hanno due misure differenti. Ottima per qualsiasi tipo di pesca, volentino, pesca alle tanute, pesca ai saraghi, pesca alle orate, pesca ai pagelli durante la stagione. Noi oggi la stiamo impegnando con le tanute e ci stiamo discretamente divertendo. Ormai le abbiamo trovate, quindi potremmo andare avanti fino a stasera a prendere pesci, pesci e pesci. E credo che comunque ci si possa anche accontentare oggi di quello che abbiamo preso, perché 4-5 pesci discreti ce li abbiamo. Abbiamo preso in totale una trentina, una quarantina di tanute, più un po' di boccacce, bollaggi. Ci siamo divertiti. Io dico che per adesso è tutto. Riponiamo un attimino la roba e vi spieghiamo un po' le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura. Eccoci qua, la giornata di pesca è finita. È stata una giornata veramente bella, un tempo strepitoso. Siamo sull'isola di Capraia, come abbiamo già detto in precedenza, durante i 3 giorni della Sagra del Totano, che quest'anno sono 5 perché col ponte hanno aggiunto 2 giorni e comunque hanno fatto bene, perché è veramente una bellissima manifestazione. Ieri abbiamo partecipato alla gara, abbiamo fatto podio, terzo posto con 10 totani, 10 calamari per l'esattezza, e 2 o 3 di questi ce li siamo portati stamattina in barca, perché difatti è l'esca che abbiamo utilizzato per la pescata di oggi. Questi sono i pesci che ci portiamo a casa, quelli di taglia un po' più carina, perché le catture sono state tante, veramente tante. Abbiamo rilasciato qualcosa come una cinquantina di tanute, ma era il caso di rilasciarle viste le dimensioni. Abbiamo pescato oggi con la Galactic, una canna strepitosa, una canna che raccoglie a 360 gradi leggerezza, potenza, sensibilità, e una canna che permette di pescare con 2 misure differenti. Grazie al teleregolo da 3 metri diventa 3,80 metri, e abbinato alla canna il Black Hawk 7500, un mulinello con 10 cuscinetti a sfera e con un trattamento particolare anticorrosione per la salsedine, quindi ottimo per la pesca in mare. Imbobinato con lo Steel Resistance dello 0,35, ha montato dei travi a 2 ami. Io oggi ho pescato con dei travi a 2 ami fatti con lo Spry Leader dello 0,33, che montava 2 braccioli che si intersecano praticamente con le sferettine, quelle a 4 fuori passanti che si trovano in commercio, e con dei braccioli da 60-70 cm in fluorocarbon dell'insostituibile e intramontabile Zaio, nelle misure del 25,5. Siamo partiti stamani mattina un po' più pesanti, ma comunque sempre leggeri per questi tipi di pesce, e il 22,5. Poi durante l'arco della giornata, quando il sole era un po' più alto, abbiamo calato di diametro. Come ami abbiamo usato l'MR 700 della misura del 4 e l'MR 42. La differenza fra questi due ami è che l'MR 700 è a occhiello, l'altro invece è a paletta. Entrambi ami molto leggeri ma affilatissimi.
ragazzi, non so più che dirvi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi salutiamo con lo scorcio meraviglioso dell'isola di Capraia davanti a noi. E alla prossima da Valerio Mastracci e dall'azienda Com. Come promesso, un bel zucchino, boccacce e bollaci. Oh, sono andati a spinning ieri i campioni. Hanno preso un polpo. Grandi, grandi, bravi col polpo. Polpo, patate e pomodori. Andava. Pennettine ai bollaci e alle boccacce. Basta, Eddie. Fatto basta. Un carpiato.